en Universal TV. Sì, io credo molto che questo primo incontro e questo primo confronto di esperienze con la Procura Generale del Messico sia l'inizio di un percorso di collaborazione e di cooperazione giudiziaria tra il mio paese e lo Stato messicano. Credo che abbiamo molte cose in comune, molte altre che ancora ci distinguono, ma abbiamo certamente in comune la volontà di contrastare efficacemente la criminalità organizzata transnazionale. Io già ci siamo confrontati sulle cose concrete da fare. Innanzitutto lo scambio di informazioni e poi un processo penale che oggi nel vostro paese è nuovo, è innovativo, un processo accusatorio che è affine per molti aspetti al processo che c'è in Italia. E quindi su questa base di comuni norme processuali possiamo sviluppare anche la collaborazione. Sì, io ho illustrato il sistema carcerario in Italia e in più in particolare il regime speciale per i detenuti ritenuti ad alta pericolosità. Quindi è un regime di massima sicurezza che tende a impedire che i detenuti possano dall'interno del carcere far pervenire gli ordini alla propria organizzazione criminale e continuare in sostanza a comandare su questa organizzazione. Poi è necessario, secondo me, formare un corpo di polizia specializzato in indagini economiche finanziarie sul modello della nostra Guardia di Finanza, che è un corpo altamente specializzato proprio per contrastare le attività di riciclaggio e comunque diciamo le attività illecite sul piano economico finanziario. Perché ci sono sicuramente dei contatti tra l'andrangheta, cioè tra la mafia calabrese e esponenti dei cartelli messicani di trafficanti di droga, che sono in corso di accertamento ad opera a cura della Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Ma secondo me vanno sviluppate di più le indagini tecniche, quelle condotte con intercettazioni telefoniche ed ambientali. Poi vanno sviluppate le indagini sotto copertura, con gli agenti sotto copertura, che consentono di infiltrare agenti all'interno delle organizzazioni di trafficanti per scoprirne le loro dinamiche e individuare i loro protagonisti. E poi l'aggressione ai patrimoni illeciti con i sequestri e le confische. I messicani sono molto pericolosi, molto aggressivi e non sono in un momento di recessione. L'aspetto positivo, il segnale positivo è invece la riorganizzazione dello Stato, o per meglio dire dello Stato federale, di alcuni Stati, per rispondere in modo più efficace che in passato alla sfida dei cartelli di trafficanti, di narcotrafficanti.